Presidente, questo è un territorio dove le PMI sono, insomma, tante e molto vivaci, diciamo così. Quali sono le sfide più difficili e più importanti per il futuro? Prossimamente noi avremo a che fare con problemi più grossi di noi, nel senso, per seguire il PNRR dovremo avere regolamenti, una burocrazia alla nostra altezza. Purtroppo noi, per poter partire, lavorare, produrre, fare nei tempi richiesti ciò che è in progetto, purtroppo non ce la faremo, ci faremo i salti mortali, ma le firme che vengono richieste nei vari impianti o diciamo opere edili che ci sono non ci permetteranno. Grandi opere, non abbiamo le imprese, se parliamo di opere edili, e non parlo del ponte di Messina, ma parliamo di qualche grande opera edile, difficile, non le abbiamo come numero, e pertanto sarà difficile portare a termine tutti i progetti che ci arriveranno, sperando che ci arrivi. Immagino che arriveranno anche richieste, sono già iniziati i dialoghi con il governo, ci sarà l'intervento del ministro Urso, ecco, cosa chiedete al governo? Ma io, nell'ultima intervista che ho fatto, gli ho chiesto: guardate, non vogliamo niente, lasciateci lavorare, perché noi abbiamo bisogno di lavorare. Se il governo ci lascia fare, possiamo andare avanti, ma se il governo ci mette un sacco di circostanze da condurre, permessi e cose di questo genere, non ce la facciamo uscire, bisogna essere reattivi. Purtroppo diverse aziende come la nostra stanno aspettando permessi tipo AIA, che è certificazione ambientale, integrata ambientale. Non possiamo aspettare un anno oggi significa perdere tutto, perdere il lavoro, perdere il momento ideale magari per fare delle produzioni che noi sentiamo da imprenditori che abbiamo bisogno di farle oggi, sentiamo di poter investire, lo vogliamo fare, ma aspetta un momento, devi, uno, due, e lì comincia il grande calvario di Stato. Che, ecco, ci potrebbero lasciar lavorare, sarebbe già un bel, e non costa molto, non hanno bisogno di pescare in fondi particolari. Presidente, siamo a Verona, il tessuto socio-economico veronese rappresenta un bel osservatorio, anche un bel campo di prova per Confimi Nazionale. Beh, diciamo che Verona è stata tra le 5 territori che hanno fondato Confimi, per cui il feeling con Verona c'è, le aziende di Verona sappiamo che sono caparbie, eccetera, per cui sicuramente ci daranno ancora una mano come hanno fatto all'inizio. Grazie.